Buon pomeriggio, amici di Vita Nova. Il quotidiano Repubblica ha deciso di porre in stampa racconti di 50 autori in una raccolta che si chiama Napoli. Nessuno è 100.000. Titolo suggestivo ed operazione letteraria non nuova che ci rimanda con la memoria al bello e introvabile Dadapolis di Fabrizia Ramondini e Andreas Müller, pubblicato da Einaudi nel 1989. Un caleidoscopio napoletano con le suggestioni, le impressioni che Napoli aveva suscitato in tanti scrittori, artisti e poeti. Vorrei leggere alcune di questi originali e talvolta sorprendenti modi di raggiungere con un aforisma quasi una fotografia della città. Comincerei da Elio Vittorini, che dice: Napoli rappresenta qualcosa di comune a tutti gli uomini. Un lacero sfarzo che è nella possibilità di tutti, una scarmigliata dignità che è un aspetto della natura umana e una cadenza della sua storia, scritto nel 1953. Passerei poi a Elsa Morante, che nel 52 scrive: Grande civiltà di Napoli, la città più civile del mondo, la vera regina delle città, la più signorile, la più nobile, una sola vera metropoli italiana. Panè Istrati scrive nel 1904: La prima settimana di soggiorno non era ancora finita che già conoscevo Napoli e ho saputo infatti che poi potevo pur morire. A Napoli non c'è salvezza né per me né per buona parte dei suoi abitanti. Montesquieu dice questo: Da quando si è pensato di costruire le fortezze nelle città, non è più necessario avere popoli tanto fedeli. Li si è resi obbedienti. Prima di quest'epoca scoppiavano rivoluzioni ogni giorno. Testimonia l'Italia. È quasi impossibile che i napoletani, che hanno 5 fortezze, si possano rivoltare. 1728. Ancora Montesquieu, momento a pagina 28 di quel magnifico libro di cui stiamo parlando, dice: Brevemente. Il popolo di Napoli, dove tanta gente non ha niente,
è più popolo di ogni altro. Vincenzo Cuoco. La nazione napoletana si poteva considerare come divisa in due popoli, diversi per due secoli di tempo e per due gradi di clima. Siccome la parte colta si era formata sopra modelli stranieri, così la sua cultura era diversa da quella di cui abbisognava la nazione intera, e che poteva sperarsi solamente dallo sviluppo delle nostre facoltà. Alcuni erano diventati francesi, altri inglesi e coloro che erano rimasti napoletani e che componevano il massimo numero erano ancora incolti. Così la cultura di pochi non aveva giovato alla nazione intera e questa, a vicenda, quasi disprezzava una cultura che non le era utile e che lo intendeva nel 1801. Gherardo Mengoni. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans, and the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade, we've braved the belly of the beast. You asked me to a party, to a house just by the moon. You gave me silver loving, the end was much too soon. La bacheca, i pensieri, le parole. The hill will climb. You asked me to the theater in a place quite near the sun. 22enne, laureata ad Harvard, la ragazzina magra cresciuta da una mamma single ha accompagnato Joe Biden nel giorno dell'insediamento, conquistando con la sua The Hill Will Climb il mondo intero. You gave me golden sunbeam, your act was all in fun. Noi, gli eredi di un paese e di un'epoca in cui una magra ragazza afroamericana, discendente dagli schiavi e cresciuta da una madre single, può sognare di diventare presidente, per sorprendersi poi a recitare all'insediamento di un altro. Certo, siamo lontani dall'essere raffinati, puri, ma ciò non significa che il nostro impegno sia teso a formare un'unione perfetta. Noi ci stiamo sforzando di plasmare un'unione che abbia uno scopo, di dar vita a un paese che sia devoto ad ogni cultura, colore, carattere e condizione sociale. E così alziamo il nostro sguardo non per cercare quel che ci divide, ma per catturare quel che abbiamo davanti. Colmiamo il divario perché sappiamo che per poter mettere il nostro futuro al primo posto, dobbiamo prima mettere da parte le nostre differenze.
Abbandoniamo le braccia ai fianchi così da poterci sfiorare l'uno con l'altro. Non cerchiamo di ferire il prossimo, ma cerchiamo un'armonia che sia per tutti. Questa è l'era della redenzione. Ne abbiamo avuto paura, ne abbiamo temuto l'inizio. Non eravamo pronti ad essere gli eredi di un lascito tanto orribile. Ma all'interno di questo orrore abbiamo trovato la forza di scrivere un nuovo capitolo, di offrire speranza e risate a noi stessi. Una volta ci siamo chiesti come possiamo avere la meglio sulla catastrofe. Oggi ci chiediamo come può la catastrofe avere la meglio su di noi. Non saremo capovolti o interrotti da alcuna intimidazione, perché noi sappiamo che la nostra immobilità, la nostra inerzia, andrebbero in lascito alla prossima generazione. I nostri errori diventerebbero i loro errori. E una cosa è certa. Se useremo la misericordia insieme al potere e il potere insieme al diritto, allora l'amore sarà il nostro solo lascito e il cambiamento un diritto di nascita per i nostri figli. Perciò, fateci vivere in un paese che sia migliore di quello che abbiamo lasciato. Con ogni respiro di cui il mio petto materlato in bronzo sia capace, trasformeremo questo mondo ferito in un luogo meraviglioso. Una nuova alba sboccerà mentre noi la renderemo libera, perché ci sarà sempre luce finché saremo coraggiosi abbastanza da vederla, finché saremo coraggiosi abbastanza da essere noi stessi luce. Vanityfair.it. And you said it's cheap, was me. Then you locked me deep inside you. Our people, diverse and beautiful, will emerge battered and beautiful. When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there is always light if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it. Wow. How's that for a national debut? Most of us will remember where we were when we heard Joe Biden take the oath of office, give his inaugural address. We will all remember when we heard Amanda Gorman speak to the world as America's first National Youth Poet Laureate. La bacheca, musica. La strada è un balletto in un unico atto tratto dall'omonimo film del 1954 di Federico Fellini. Thank you.
Le coreografie sono di Mario Pistoni, con musiche di Nino Rota. Fu rappresentato per la prima volta il 10 marzo 1967 al Teatro alla Scala di Milano ed i primi interpreti furono Carla Fracci, Gelsomina, Aldo Sant'Ambrogio, Zampanò, e lo stesso Pistoni, il Matto. Il balletto racconta le vicende della giovane Gelsomina, una ragazza venduta dalla madre ad un artista di strada di nome Zampanò. Per guadagnarsi da vivere, la ragazza deve imparare a suonare la tromba durante le prove di forza che il suo padrone mette in scena nelle piazze italiane durante le feste popolari. Dei saltimbanchi è una vita durissima a cui Gelsomina non riesce ad adattarsi. Inoltre è costretta a subire continuamente le brutali attenzioni di Zampanò, invaghito di lei. Una sera Gelsomina conosce tre suonatori ambulanti e decide di scappare con loro. Insieme giungono in un paese in festa, dove la giovane viene avvicinata da un equilibrista, poeta e suonatore, chiamato il Matto, che con i suoi modi gentili riesce a conquistare la fiducia della ragazza. Tuttavia, durante la festa, Gelsomina viene accerchiata da quattro militari che la insidiano e riesce a salvarsi solo grazie all'intervento di Zampanò, che decide però di portarla nuovamente via con sé. Nel quadro successivo si scopre che Zampanò ed il Matto sono stati assunti nello stesso circo. L'uno si esibisce rompendo catene col petto, l'altro incantando il pubblico col suono triste del suo violino. L'attrazione di Gelsomina nei confronti del Matto è palese e tra i due uomini nasce un'accesa rivalità. In poco tempo scoppia una rissa e il Matto, ferito gravemente, viene salvato dalle guardie che arrestano Zampanò e lo conducono in prigione. Adesso, libera dal suo padrone, Gelsomina può passare del tempo insieme all'artista. L'idillio dura finché Zampanò non esce di prigione e reclama per sé la ragazza.
Nei primi anni 60, creare coreografie basate su una pellicola cinematografica era un esperimento ancora intentato, se si escludono i tentativi più teatrali del musical americano. Per comporre il balletto fu chiamato Nino Rota, che già era stato l'autore delle musiche per molti film di Fellini. Lo spettacolo ebbe un notevole successo fin dall'inizio e fu molto apprezzato anche dallo stesso Fellini. Replicato in tutto il mondo, è considerato uno degli esempi migliori di coreografia neorealista in Italia. Nino Rota, Orchestra Filarmonica della Scala, direttore Riccardo Muti. La strada, Ballet Suite, Concerto for Strings, Dances from il Gattopardo. Del lavoro furono conquistati con sacrifici immensi che oggi sono inconcepibili anche per quel che riguarda il movimento sindacale, perché erano lavoratori che avevano conquistato non solo un contratto, ma anche una dignità e avevano conquistato quindi una cittadinanza, perché di questo si trattava. Ecco che cosa è stato il progresso sociale, il progresso umano, grazie al mondo politico che ha fatto cambiare l'Italia e la Sicilia. Oggi il mondo è diverso e dobbiamo fare i conti con questo mondo. Grazie. La bacheca, i pensieri, le parole. Il re è nudo. Nella fiaba I vestiti nuovi dell'imperatore, 1837, Hans Christian Andersen racconta di un bambino che durante una parata militare ha il coraggio di esclamare a voce alta quello che tutti ben sanno, che l'imperatore, appunto, è nudo.
Espressioni come l'imperatore o il re è nudo sono spesso usate in molti contesti con riferimento alla fiaba di Andersen. Solitamente lo scopo è quello di denunciare una situazione in cui una maggioranza di osservatori sceglie volontariamente di non far parola di un fatto ovvio a tutti, fingendo di non vederlo oppure elogiando una virtù inesistente. Titolo originale: I vestiti nuovi dell'imperatore di Hans Christian Andersen. C'era una volta un sovrano arrogante e vanitoso che spendeva tutti i suoi soldi in vestiti. Il suo narcisismo era tale che egli possedeva un vestito per ogni ora del giorno. Un bel dì arrivarono alla sua corte due impostori, fingendo di essere abili sarti e tessitori che avevano creato la stoffa più bella del mondo. Talmente bella e pregiata che poteva essere vista solo dalle persone più capaci, mentre rimaneva invisibile agli stupidi e agli incompetenti. I due impostori furono così abili nel manipolare la vanità dell'imperatore e il servilismo dei suoi sudditi da convincere tutti che quella stoffa era reale. E così l'imperatore affidò loro l'incarico di tessere il più grandioso vestito che lui avesse mai avuto. L'imperatore non ha nulla addosso, disse a un certo punto un bambino. Santo cielo, disse il padre, questa è la voce dell'innocenza. Così tutti si misero a sussurrare quello che aveva detto il bambino. Non ha nulla indosso. C'è un bambino che dice che non ha nulla indosso. Non ha proprio nulla indosso, si misero tutti a urlare alla fine. E l'imperatore rabbrividì perché sapeva che avevano ragione. Ma intanto pensava: ormai devo condurre questa parata fino alla fine. E così si drizzò ancora più fiero mentre i ciambellani lo seguivano reggendo una coda che non c'era per niente. Credo nella bugia. Quando un bambino non si arrende, trova con la finzione la sua misura. Sfugge ad ogni giudizio per non essere costretto a fare un torto alla natura. La bugia, che bel vizio. Vorrei essere sincero come lui. Non è per stravaganza, per follia. Viva la bugia. La bugia, Giorgio Gaber.
non credo che questo governo possa essere un governo di legislatura, come qualcuno dice, che sarebbe stato un obiettivo importante. Non credo che questo governo sia un governo che possa durare, perché siamo di fronte a una situazione economica molto difficile e qui le scelte diventano anche essenziali, perché non ci sono scelte neutre.